Maga, questa è buona? La partita, sono le 17.45 del 12 maggio, la Lazio che ha battuto il Foggia, di misura e su rigore è campione d'Italia. Io fino all'ultimo, e forse nemmeno all'ultimo, riuscivo a capire che cosa stava succedendo. Diciamo che con il girone di ritorno abbiamo cominciato a crederci un po' tutti. Era diventato un obiettivo che di domenica in domenica sembrava realizzarsi. Fino a quel momento, fino al girone di ritorno, era incoscienza, per me fino alla fine. Per gli altri, consapevolezza di poter fare qualcosa di grandioso. È stato un insieme di episodi, non si può dire abbiamo cominciato a crederci dopo questa o dopo quella partita. È stata una cosa che veniva di domenica in domenica, una squadra che non ci pensava molto, prendeva tutto quello che arrivava, sapendo di essere una buona squadra, sapendo di avere delle buone possibilità. Sapevamo di essere fra le favorite, non certamente i favoriti. Per quanto riguarda la politica della società, la società ha fatto quello che poteva fare. C'era ben poco da fare, soldi in quel periodo non ce n'erano. Era papà Lenzini, infatti, tutti quanti lo ricordano così. Personaggio straordinario, quando andavi a parlare di soldi con lui, di contratto, riusciva sempre a darti qualcosa in più. Quando non era direttamente lui a trattare, si parlava prima con il delegato e poi comunque se non si riusciva ad arrivare ad una cifra accettabile si andava da lui e lui ci metteva qualcosa di suo, accontentando sempre tutti. Scaramantica la sua partita a scopetta con Maestrelli. Poi nello spogliatoio, prima della partita, arrivava lì e lui doveva battere un rigore nello stanzone dello spogliatoio, nel corridoio dello spogliatoio, batteva questo rigore e allora bisognava farglielo fare perché portava bene, quindi personaggio straordinario che ha dato tantissimo, forse troppo alla Lazio. Non ero mai certo del posto, tutte le domeniche ero in ansia aspettando la formazione, Maestrelli, Gigi Trippanera che era il nostro massaggiatore che girava e ci chiamava mandandoci nello stanzino dove Maestrelli ci stava aspettando. No, ma quella partita sono uscito per infortunio, cioè in uno scontro con Negrisolo, giocatore della Roma, presi una gomitata in faccia, sono andato KO e non ricordo niente infatti di quella partita. Sono uscito ed è stata la mossa vincente della Lazio perché è entrato Franzoni al posto mio, primo minuto del secondo tempo subito gol, 1-1. E poi il gol di Chinaglia 2-1 e la corsa è proseguita. Una esultanza particolare perché avevo fatto già 10-11 partite, credo, e ero sempre andato vicino al gol ma non c'ero mai riuscito. Il gol per me non era importante, non era determinante. E io giocavo più che altro per Garlaschelli e per Chinaglia. Anzi, forse un po' più per Chinaglia, e Garlaschelli infatti me lo rimproverava sempre. Il gol è uscito fuori così in un'azione neanche, non sembrava neanche un'azione particolare. Questa palla filtrante di Frustalupi per Chinaglia, Chinaglia che arriva sulla palla, con Buso in uscita, lui con il tacco mi smarca, io tocco a porta vuota, gol molto facile insomma. E non ci credevo perché finalmente la palla era andata dentro, finalmente era arrivato il mio primo gol e non ci credevo neanche io. Come si fa a dimenticare un personaggio come Luciano Rececconi? Era un ragazzo straordinario, un ragazzo che in campo dava per sé e per qualcun altro, probabilmente anche un po' per me. Fuori era un ragazzo pronto a darti una mano in qualsiasi momento. Vorrei ricordare un episodio in campo, io ero le prime partite, Genova, un difensore del Genova mi minacciò un po', basta non ti muovere più di tanto perché altrimenti... E io sai, avevo 19 anni, ero intimorito, è arrivato lui, me lo ricordo bene, prese di petto questo giocatore
e gli disse: prenditela con me, che te la prendi con lui che ragazzino. E lì, insomma, già si vedeva di che pasta fosse fatto questo ragazzo. Galaschelli ha ottenuto troppo poco dal calcio rispetto a quello che effettivamente valeva. Come caratteristiche, qualcuno forse dimentica o ha dimenticato che Galaschelli è stato un grande. Era imprendibile, ricordo dei duelli incredibili con difensori che uscivano pazzi dall'incontro con Renzo. È sempre ricordato troppo poco per quello che effettivamente valeva come giocatore, un grande. Parlare di Chinaglia sembra quasi troppo facile, ovvio. In campo sembrava un despota, una iena, per quanto era grintoso, sia con gli avversari che con i compagni, ma bastava fargli fare un gol. Lui faceva il gol e diventava un agnellino. Allora, prima della partita, nervosissimo, si strappava i capelli quando Maestrelli parlava, era sempre così ansioso, entrava in campo con una grinta eccezionale. Se non gli davi una palla fatta bene, come voleva lui, era capace di mandarti a quel paese, ma bastava fargli fare un gol. Lui faceva il suo gol, allora potevi andare lì, gli potevi anche dare delle botte in testa, che lui era contento ugualmente. L'importante per lui era il gol, lui viveva per il gol, e quando ci riusciva diventava un ragazzo dolcissimo, come effettivamente è lui interiormente. Salupi, uno dei più grandi giocatori del calcio italiano degli ultimi 30 anni, giocatore che sapeva fare tutto, di un'intelligenza superiore, tatticamente sapeva sempre dove stare, sapeva sempre dove doveva andare a finire la palla, era molto bravo in fase di impostazione, era molto bravo anche in fase di interdizione, anche se lui non sembrava un interditore, ma aveva una furbizia, un'intelligenza, andava sempre dove doveva andare. Era difficile anche superarlo in dribbling, perché furbo, scaltro, intelligente, ed è stato, ripeto, uno dei più grandi giocatori, e anche lui ha avuto poco rispetto a quello che effettivamente valeva. Ricordi chiaramente di una città, di una mezza città in festa, l'altra mezza un po' meno. Già dalla mattina, già andando allo stadio, si poteva capire quello che stava pensando e passando il tifoso laziale. Bandiere dappertutto, dall'albergo al campo, allo stadio, case piene di bandiere biancoceleste, è stata una cosa bellissima. Poi il campo, il vecchio Olimpico, con uno stadio 80.000 persone, stranamente tutte dotate di bandiera o sciarpa, uno stadio tutto biancoceleste, una cosa bellissima. Una partita che non si era messa tanto bene, non riuscivamo a sbloccare il risultato. Poi, per fortuna, un calcio di rigore diede lo scudetto a noi e purtroppo condannò il Foggia alla Serie B. Secondo me l'uomo determinante per quella vittoria. Senza Maestrelli non si sarebbe mai vinto. Forse senza qualche giocatore si poteva anche vincere, senza Maestrelli no. Maestrelli, al di là dei valori tecnici, tattici, il calcio ancora forse doveva scoprire certi meccanismi. Lui è stato determinante per il gruppo. Lui riusciva a far coesistere giocatori che fuori del campo non avevano proprio delle simpatie fra di loro. Lui accontentava sempre tutti, con la frase, con la pacca sulle spalle, e dava la sensazione a tutti quelli che lo volevano di essere importanti, di essere i condottieri di questa squadra. C'erano personaggi che pretendevano di essere i capi, e lui riusciva a far credere a tutti di essere indispensabili per questa squadra. Ricordo bellissimo per me, perché è stata una rivincita. Nella partita di andata ero uscito per, tra l'altro, in un momento particolare stavamo perdendo, mentre in quello di ritorno
ho fatto un gol che pareggiò un gol fantasma di Spadoni con Pulici che aveva preso la palla prima che entrasse in rete. Poi il gol di Chinaglia e lì è stata, forse proprio quella è stata la svolta per crederci ancora un po' di più.